Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'incontro con l'autore, in particolar modo l'autore, ma anche il consulente scientifico di Parole Leggere. Mi chiamo Raffaella Maggi, qualcuno di voi sicuramente oramai mi conosce per i diversi incontri che abbiamo avuto insieme, ma quello ecco che mi piace sottolineare è che sono l'ideatore, diciamo così, di questa nuova collana Parole Leggere, che oggi avrò modo di illustrarvi nel dettaglio e spero, insomma, che sia di vostro gradimento. Diciamo un'informazione di servizio: gli attestati verranno inviati alla vostra casella di posta elettronica, che avete utilizzato in fase di registrazione, sicuramente nelle prossime 48 ore. Addentriamoci dunque all'interno della collana Parole Leggere, che nasce in seguito ad una ricerca da me effettuata con un congruo numero di alunni, di bambini di scuola primaria, per rispondere alle esigenze naturalmente degli alunni con difficoltà di lettura, ma non solo. Ai bambini, di cui numerosi con dislessia o altre difficoltà certificate o meno, sono stati sottoposti numerosi testi dell'editoria ad alta leggibilità, riferita naturalmente alla loro fascia d'età, ed è stato chiesto di segnalare per ogni testo punti di forza e punti di debolezza. La collana Parole Leggere è adatta a tutti i piccoli lettori in cerca di storie semplici e coinvolgenti, compresa la narrativa classica, una serie di strategie e di accortezze che rappresentano un supporto alla decodifica e alla memorizzazione anche di parole polisillabe, ma anche di parole piuttosto lunghe e difficili, rendono la lettura più fluida e interessante. Addentriamoci nell'analisi dei processi coinvolti nella lettura per poter meglio comprendere le motivazioni che ci hanno condotto a pensare ad un tipo di approccio diverso rispetto alla lettura che sia motivante e di supporto a tutti quei lettori che potremmo dire inciampano. Leggere e scrivere costituiscono processi cognitivi complessi sui quali insiste un numero infinito di variabili, componenti, fattori, contesti, materiali, che richiedono l'attivazione di molteplici funzioni motorie, percettive, mnestiche, simboliche, linguistiche, culturali, grafomotorie, logiche. Quindi la lettura e la scrittura non ammettono semplici analisi, che sono piuttosto riduzioniste, elementiste, riconducibili eventualmente ad una sola funzione specifica, quale potrebbe essere quella percettiva, quella simbolica. Dunque, il lettore lento non presenta, e questo lo voglio sottolineare, deficit intellettivi e non ha problemi psicologici o ambientali. Piuttosto potrebbe presentare disfluenza, inciampi nella memoria d'ordine sequenziale, associata a meccanismi motori. Leggiamo per l'appunto tutto ciò in una letteratura internazionale a partire da Orton, Stambach, De Gioia e Guerra, Stein, Walsh, Crispiani. Dunque la lettura fa appello a una mobilitazione di parole contenute nella memoria sulla base di indici visivi che il lettore osserva sulla carta, direbbe Zielk. Dunque si riferisce ad una sorta di banca dati lessicale personale. In questo caso le lettere, pur rimescolate tra di loro, aiutano il lettore a reperire la parola giusta nella propria banca dati lessicale. Ed il possesso della parola interviene a regolare l'analisi visiva delle lettere come effetto facilitante sulla percezione del testo. Nelle normali condizioni, la lettoscrittura è un processo di predizione mentale sul testo, quindi ipotesi, congettura, sulla scorta naturalmente di alcuni indizi percettivi assunti, un grafema o eventualmente un gruppo di lettere. Quindi un lavoro di natura globale, di percezione globale o sincresi, analisi e dunque sintesi, dinamicamente riconoscibile nella sequenza di salti saccadici, fissazioni e regressioni,
pertanto rimandano ad un nominio complesso. Risulta dunque indispensabile, nei casi di eventuale dislessia, conoscere la fisiologia della funzione alterata presa in esame. In altre parole, occorre conoscere, sapere come si legge per comprendere come e perché si legge male. La lettura e la scrittura sono azioni mentali e linguistiche, prima che percettive o grafiche. Pertanto sono regolate da una elevata connessione interemisferica. Tale condizione è assicurata dai cosiddetti minimali neurologici e i coordinamenti psichici, processi neuropsicologici generali del linguaggio che organizzano e addirittura coordinano tutte le azioni complesse e che consentono al meglio le funzioni esecutive o cognitive. Nel processo di lettura ricoprono un ruolo fondamentale i movimenti saccadici, come dall'immagine che vi sto sottoponendo. Che cosa sono i movimenti saccadici? Sono dei piccoli movimenti degli occhi che servono a mantenere fisso lo sguardo su un oggetto in movimento. Il lavoro di processazione mentale coinvolge globalmente il cervello nella sua interezza, con particolare dinamizzazione di varie zone corticali e degli scambi elettrochimici che costituiscono il reticolo corticale e danno luogo ai flussi corticali. Per cui questi minimali neurologici comprendono l'orientamento visomotorio, ad esempio da sinistra a destra, e dall'alto in basso, schemi visuomotori crociati, corretto funzionamento del reticolo corticale, flussi corticali, corretto scambio interemisferico, sufficiente funzionalità di tutte le aree corticali visive, simboliche, motorie e subcorticali. I movimenti saccadici sono volontari e spostano la posizione della fovea durante l'esplorazione di una scena visiva. È un movimento particolare dal momento che una volta iniziato non permette di cambiare né la velocità né la traiettoria. A questo punto avremo o un lettore con difficoltà o meno esperto che ha bisogno di un numero maggiori di movimenti saccadici e di fissazioni e dunque un lettore lento, oppure potremmo avere un lettore più esperto, al contrario, che necessita di un numero minore di saccadi e di fissazioni, quindi che riesce a leggere con maggiore velocità. Rispetto, diciamo, a quanto vi sto esponendo, naturalmente c'è una letteratura scientifica a supporto. Il primo è Iavalla, che sostiene che durante la lettura i movimenti oculari non procedono in modo lineare e continuo, ma piuttosto alternano movimenti rapidissimi e pause, le fissazioni che vedete di fronte a voi. Dunque, no? Si fissa a questo punto l'immagine sulla retina. La mente percepisce i grafemi ed elabora a questo punto l'informazione, operando anche un'attribuzione di significato a ciò che legge. Busanna, sostiene che nel leggere gli occhi si spostano con una serie di pause e di rapidi salti. L'azione del leggere consiste dunque in un alternarsi di fissazioni e di salti in avanti, ma a volte anche di regressioni. Per Baccini, i movimenti degli occhi non corrispondono esclusivamente alla funzione oculomotrice, ma sono orientati anche da processi cognitivi inerenti alle caratteristiche linguistiche del testo da leggere. Solo nel caso del difficile scorrimento da sinistra a destra, attribuibile a diverse possibili cause, tra queste parole ignote, parole molto lunghe, parole composte, parole straniere, oppure astigmatismo severo, disturbi visuomotori, disturbi della motilità oculare, disordini degli scambi interemisferici, disordini dei circuiti neurali, lentezza anche nell'attivazione elettrica, dislateralità, il lettore perde la fluidità, interrompe, rallenta oppure diventa anche precipitoso. Questo
Quindi ricorre alla, scusatemi, alla decifrazione di singoli grafemi o gruppi ed alla conseguente lettura fusionale, atomistica, sillabante, interrotta e sublessicale. Anche nelle lingue non trasparenti la lettura normale è di tipo predittivo. Non esistono due modi di leggere o due fisiologie antagonista. Il cosiddetto doppio canale. La lettura fusionale è una non lettura. In presenza del raro disturbo fonologico, nel senso dell'associazione segno-suono o suono-segno, la lettoscrittura è difficoltosa o impedita, a motivo naturalmente di una patologia di natura severa, quale il disturbo simbolico. Non coincidente naturalmente con la dislessia. Leggere e scrivere sono azioni complesse, a simultaneo carico di processi simbolici, come vi dicevo poc'anzi, percettivi, intuitivi, grafomotori, neuromotori, linguistici, ma anche di tipo culturale. Il loro sequenziale coordinamento è regolato dalla mente e dal suo organo. Andiamo ad analizzare le competenze, i requisiti e i processi, seguendo le ricerche messe in atto dal professor Crispiani dell'Università di Macerata. Natura mentale dunque delle funzioni lettorie e scrittorie, attivazione di processi in sinergia, elevato automatismo e dunque è impossibile non leggere. Quali sono le competenze nella lettura? Partiamo dal primo, la decifrazione dei segni. Dunque, riconoscimento di segni in sequenza da sinistra a destra e loro associazione ai suoni corrispondenti. Dunque, avere una buona strumentalità. Il secondo punto, la decodifica nella scrittura, comprensione, comporta la comprensione del messaggio o significato, consistente in una elaborazione cognitiva degli indizi percettivi, in una realizzazione significativa del testo, sulla base anche di processi collegati all'anticipazione o alla predizione. La competenza neuromotoria organizza e coordina le azioni complesse e i coordinamenti a livello cerebellare, che nell'insieme consentono al meglio le funzioni esecutive e cognitive. Dunque, la decodifica segue due orientamenti, l'analitico e il sintetico. L'orientamento di tipo analitico è un processo che parte dalla parola intera. La lettura inizia da un partner visivo unitario. Quindi si parte da un approccio alla parola intera, da cui si procede a momenti più analitici, arrivando all'analisi del grafema. Il sintetico è un processo fonetico-sillabico con progressiva associazione suono-segno e quindi attinenti significati, secondo una bionifica corrispondenza tra lettere e suoni, fino ad arrivare alla parola. Che cosa abbiamo utilizzato all'interno della collana Parole Leggere? Nella collana si è utilizzato il primo orientamento, l'analitico, che ha consentito la lettura di un partner visivo unitario, le parole che compaiono frequentemente. Se noi andiamo già a sfogliare, diciamo, le pagine della prima storia che è Cappuccetto Rosso, vediamo che alcune parole ricorrono. Non solo nelle immagini, ma ricorrono anche nello scritto e dunque diventano automatiche nella lettura perché si fissano nella memoria del lettore, diciamo, più lento o con difficoltà. Quindi andiamo a stimolare con questa modalità l'automatismo. Quanto sostengo, e cioè l'effetto di superiorità della parola rispetto ai grafemi o a altri gruppi di segni, è supportato dalla letteratura scientifica a partire da Baron e Piaget.
In effetti, per Baron le singole lettere vengono meglio percepite, identificate se inserite all'interno delle parole. McClelland individua due processi che consentono la lettura fluente. Il primo è un processo di tipo lessicale, il secondo è un processo semantico di comprensione. In entrambi i casi, la piattaforma del lavoro mentale diventa la parola, in quanto stringa di lettere dotata di significato. Anche per Silvia Pierini, la parola intera diventa unità di base, quindi c'è un avviamento alla lettura attraverso un metodo di apprendimento senza errori. La configurazione globale della parola rappresenta una caratteristica sufficientemente discriminante, capace cioè di guidare il suo riconoscimento e la sua decodifica. Ma è soprattutto l'alto livello di controllo cui la parola intera si presta a farne l'unità base ottimale. Sulla parola, più che sulle singole lettere, sono infatti agevolmente applicabili sia procedure di controllo strutturale dello stimolo che procedure istruzionali capaci di ridurre gli errori che normalmente hanno luogo nei momenti iniziali del processo di apprendimento. Quindi la lettura come automatismo che richiede orientamento viso-motorio fisso da sinistra a destra e dall'alto al basso, percezione orientata delle lettere nella giusta direzione, P, B, D, B, comprensione del significato di parole e strutture più ampie, corrispondenza suono-significato, interdipendenza tra analisi e sintesi. Che cos'è lo span visivo e che ruolo ha nella lettura? Lo span visivo è un movimento oculare percettivo, ossia un tratto, un intervallo, distanza tra due estremità. Per esempio, andiamo ad analizzare la parola macchinina. Analizzando questa parola, vediamo che lo span è la distanza tra la prima lettera e l'ultima lettera di questa parola. E lo span naturalmente in un lettore lento o in un cattivo lettore va esercitato. Si è rilevato dunque che nella parola è maggiore il numero degli elementi discriminanti, dei stimoli percettivi, i segni grafici. La discriminazione fra due parole è più facile rispetto a quella fra due lettere. Più difficilmente le parole sono simili, come molte coppie di lettere. Parole brevi vengono riconosciute meglio e più rapidamente rispetto a parole lunghe o parole bisillabe come cane, meglio di parole polisillabe come tavolo, mediamente e quant'altro. Inoltre, parole che rispettano l'alternanza di vocali e consonanti come mela, camera, sono riconosciute meglio di parole in cui tale sequenza sia alterata, esempio fiore o treno, oppure complicata dalla presenza di doppie, complicata dalla presenza di due vocali, binomi, complicata dalla presenza di due o più consonanti contigue, digrammi. I digrammi sono gruppi di due lettere che rappresentano un solo suono. Esempio, CH, SK, GN e GL. Quali sono i passaggi della strategia lettoria? Il primo, l'occhio getta uno sguardo più o meno rapido sulla linea della scrittura, durante il quale isola percettivamente non tutti i segni, bensì solo alcuni, per poi associarli in modalità sommativa. Sulla scorta dei segni così percepiti, il lettore lancia delle ipotesi, formula congetture su ciò che ritiene ci sia scritto, pertanto procede per via deduttiva, a salti ipotetici lungo tutto il testo.
Proseguendo nella linea della scrittura, sempre verso destra, il lettore raccoglie visivamente anche altri grafemi o indizi di significato tramite la fissazione, i quali consentono di confermare o meno la giustezza di ciò che ha appena letto o ipotizzato, e quindi di lanciare altre predizioni sul testo che segue e così alla fine legge. Il processo analitico è il presupposto per i teorici che sostengono la dinamica e l'economicità di una lettura predittiva rispetto ad una lettura di tipo sintetico. La lettura predittiva trova le sue basi biologiche nell'interazione dinamica che esiste tra fovea e la parafovea durante il processo di letto-scrittura. Quando leggiamo, la parola o l'intera frase non vengono discriminate nella loro interezza, ma solo in una loro parte, dal momento che la lettura procede per saccadi e fissazioni. La parte centrale delle lettere rispetto ad una parola o delle parole, naturalmente rispetto alla frase, sono le parti discriminate dalla fovea, ossia la porzione centrale della retina. La lettura foveale interessa entrambi gli occhi, per cui necessitano di un corretto coordinamento sinergico tra i due emisferi. Faccio una breve digressione: se pensiamo ai bambini che portano la benda, una volta si diceva l'occhio pigro, quindi non hanno, diciamo, l'interezza dell'immagine nella lettura a 180 gradi, ma piuttosto hanno una visione a 90 gradi e dunque la lettura, la processazione potrebbe essere inficiata. A questo tipo di lettura si contrappone la lettura parafoveale, ossia laterale, in cui lavora principalmente l'emisfero controlaterale. Questa è resa grazie alla facoltà dell'occhio di percepire anche porzioni di testo periferiche rispetto al punto di fissità fovea, operando uno span visivo che occupa simultaneamente una parte a sinistra di circa 4 caratteri e una parte a destra di circa 14 caratteri. Questa interconnessione che avviene tra il tipo di lettura foveale e la lettura parafoveale consente al lettore esercitare un'azione cognitiva retroattiva e una proattiva, cioè in avanti. Un processo dunque ad elevata dinamicità, che attraverso lo scorrimento in avanti di più azioni intrecciate di percezione e di predizioni continue, conferma veridicità alla tesi della lettura predittiva. Risulta dunque chiaro che in presenza di parole ignote, addirittura non leggibili, il pretrattamento, ossia l'anticipazione cognitiva, non ha luogo, per cui sono disattivati tutti gli automatismi, tale per cui diviene impossibile attivare una lettura di tipo predittivo. Quindi, secondo quanto esplicitato in precedenza, leggere non significa percepire in modo analitico segni corrispondenti a suoni e cumularli, ma ipotizzare significati complessi e anche complessivi di parole o di porzioni di testo percepiti parzialmente, sempre secondo una strategia di predizione. Nella lettura, come rivela Ebhard, non si colgono né lettere né sillabe, ma piuttosto significati. È l'atto mentale di anticipazione sul significato del testo che si determina come produzione di parole e nello stesso tempo si verifica l'efficacia e la veridicità delle anticipazioni semantiche avanzate sul testo. La raccolta percettiva dei grafemi funge allora da indicatore sommario prima e da indicatore di verifica della predizione poi. Ciò è possibile perché la singola lettera, il grafema, viene percepita, viene isolata e compresa sia come entità individuale,
sia come componente della parola, secondo un processo sincronico chiamato segmentazione. La segmentazione è la capacità umana di percepire visivamente e ad un tempo decodificare l'insieme, la sua componente elementare, percepire simultaneamente il tutto ed alcune sue parti mantenendo la visione d'insieme e dunque una visione globale. Si divide in segmentazione fonetica o fonologica, quindi la capacità di comprendere ed utilizzare i fonemi nelle parole, e si struttura questa situazione tra i 5 e i 7 anni. Ed è una fase difficilissima per i bambini. E segmentazione lessicale, cioè la capacità di comprendere, utilizzare, diciamo, i singoli elementi negli enunciati. Globalmente, quindi, la lettura presenta due grandi processi di decifrazione, ossia riconoscimento dei grafemi, e di comprensione, ossia elaborazione cognitiva. Questi due processi sono ben distinti l'uno dall'altro, ma in condizioni normali agiscono in simultanea, in sinergia, dal momento che il primo, cioè la decifrazione dei segni, esercita un controllo sulla comprensione. L'occhio, infatti, gettando uno sguardo rapido sulla linea di scrittura, isola solamente alcuni segni. Il lettore poi, naturalmente, lancia qualcosa, no, di predittivo. Mentre il lettore abile compie una segmentazione fonologica, cioè legge contestualmente la parola e taluni grafemi, quindi astrae una lettera per rimetterla rapidamente nel contesto parola. Faccio un esempio, casa, che poi ritroverete anche nel testo. Ad un certo momento il lettore abile riesce a, come posso dire, ad estrarre naturalmente la A che nella sua testa, nel suo modello mentale, rientra nel cassetto, chiamiamolo così, delle vocali. Ma all'interno di casa lui legge la parola casa e se la rappresenta mentalmente. Invece l'individuo non abile in tale duale processo, proprio per cause intellettive, emotivo-affettive, neurologiche, ma anche per una cattiva abitudine o errata educazione, percepisce in modo isolato le lettere e procede solo successivamente per fusione. Esempio, c più a ca. Così assistiamo anche nel bambino dislessico, che poi procede per lo più con una lettura di tipo sintetica, direzionata quindi all'analisi sequenziale dei grafemi e alla loro fusione in successione, ad un tipo di lettura di questo tipo. Quindi questo processo però dobbiamo dire che dà origine ad una sillabazione che risulta persistente e che dunque comporta sforzo, lentezza, inciampi, affaticamento, tendenza anche ad una sorta di demotivazione e ridotta anche comprensione del testo. A volte noi, no, diciamo, il bambino non ha compreso, e certo, se legge male, poi va da sé che comprende altrettanto male. L'esistenza del fenomeno della segmentazione contrasta radicalmente con la tesi della lettura come processo di sintesi o progressiva fusione di elementi grafici, non escludendo tuttavia che alcuni individui, per propria attitudine o eventualmente con particolari deficit, eseguano la lettura come un procedimento sintetico. Le efficaci rivelazioni empiriche di Bernard Leté sono la prova comprovata dell'efficacia della lettura predittiva, in quanto si rileva la capacità di leggere, come adesso vi sto sottoponendo, anche in presenza, diciamo, di un tipo di testo che esibisce frequenti errori o inversioni nella posizione delle lettere.
Per cui a questo punto ha senso l'interrogativo e se fossi dislessico? Con questo esempio il nostro autore ci dimostra come il nostro sistema cognitivo, ovvero la mente, attraverso i circuiti neuronali, costituisce una sorta di correttore ortografico, ricostruendo la parola, oggetto di predizione, e utilizza le parole conosciute per venire incontro alla parola scritta. Questo è un po' il meccanismo generale della predizione, il quale non consta nella semplice discriminazione di dati, ma nella loro interpretazione con riferimenti ai dati già memorizzati. Un crocevia tra le informazioni sensoriali e le informazioni presenti in memoria. L'esempio di Letté ci fa comprendere anche l'importanza della rapidità, poiché una lettura predittiva non sarebbe possibile se il lettore si dovesse focalizzare su ciascuna lettera ed operare conseguentemente una fusione. La velocità, infatti, è un elemento fondamentale per la lettura predittiva, un indicatore dell'efficacia del leggere in quanto incrementa la comprensione del testo. Velocità e tendenza alla predizione inducono spesso in taluni errori comprovati dal lapsus, gli errori morfologici e le omissioni di parole, che sono generati dal procedere per salti saccadici di cui parlavamo prima, la cecità e i refusi e le invenzioni, cui incorrono spesso gli individui più rapidi nel leggere, sbagliando la lettura di una parola oppure di una sua parte terminale, ma anche centrale. Il tedesco Zielke, affermando che sempre il movimento del pensiero sia l'intelletto a regolare la velocità di lettura, arrivò addirittura ad indicare cinque livelli di difficoltà dei testi, in cui si rapportava il numero delle parole lette al minuto. Questo a sostegno del fatto che un buon lettore deve essere in grado di regolare progressivamente il proprio ritmo di lettura, adattandolo alla necessità di lavoro, poiché non esiste un livello ottimale di velocità lettoria. La velocità è pertanto sensibile ad un'elevata quantità di variabili, ma soprattutto al fatto che il pensiero può procedere con più velocità rispetto al procedere degli sguardi sul testo. La capacità umana di pensare supera di molto la velocità di lettura, poiché generalmente quest'ultima viene frenata dalle molteplici inibizioni motrici fisiologiche. Questa discrepanza di tempi fra le due azioni viene ribadita anche da Zielk. L'azione del leggere è opera della fisiologia della vista e delle corrispondenti capacità intellettive, ma queste ultime non solo non tengono il passo della prima, ma piuttosto le precedono. Pertanto la mente è sempre più veloce. Infatti, il bambino che impara a leggere, ancor prima di conoscere tutte le lettere, riesce molto rapidamente a riunire fra loro diversi segni grafici, così che il numero dei momenti di fissità è inferiore al numero delle lettere in ogni riga. In Zielka appare evidente che il problema del disturbo della lettura attiene al procedere in avanti del gesto lettorio, quindi alla sua fluidità, non alla discriminazione delle lettere e della velocità della lessia, che ne incrementa la comprensione stessa. La velocità di lettura è funzionale alla comprensione del testo, per cui una lettura lenta si traduce in una diminuzione della capacità di assimilazione. In accordo con quanto affermato, secondo cui è la mente che legge e scrive, si deduce che il modello lessicale e il modello sublessicale fonetico-sillabico non sono due modelli paritari, poiché quest'ultimo contravviene normali processi cognitivi e globalisti del pensiero e compensa la lettura predittiva solo laddove si presentano parole ignote o non riconoscibili, in cui dunque non è possibile la predizione. Dunque la lettura sublessicale viene considerata una lettura di tipo residuale che non costituisce un modello di lettura né può essere assunta come riferimento cui orientare pratiche didattiche abilitative di recupero.
La persona dislessica gode di normali competenze intellettive e culturali. Ha imparato a leggere e a scrivere e possiede le necessarie competenze funzionali, ma le esegue con lentezza e con una certa frequenza di errori. Salvo rari e gravi casi, le disfunzioni e gli errori nel leggere e nello scrivere non sono costanti, ma a frequenza discontinua, alternando la qualità, perdonatemi, delle prestazioni. Questi tipi di errori si incrementano via via che si procede nella lettura del testo, oppure in presenza di emozionalità, stanchezza o altri tipi di pressione. Si tratta quindi di una condizione che si determina a carico di una funzione esistente, già appresa, ma non resa stabile, ovvero non ben automatizzata. Si può dire pertanto che il disturbo non pertiene essenzialmente all'apprendimento né alla conoscenza, ma piuttosto interessa l'esercizio coordinato e fluente della lettura e della scrittura e della loro natura automatica insistente sulle funzioni esecutive. Ecco dunque che le accortezze che abbiamo apportato nella collana Parole leggere sono indirizzate come nei brevi capitoli che sono presenti in Filippo Maria il Terribile, a non stancare il piccolo lettore e a non sottoporlo a pressioni come avverrebbe con la lettura di testi lunghi con enunciati ampi invece di enunciati brevi. I processi automatici lavorano nel modo più economico a questo punto ed efficace possibile. E solo in caso di disfunzione o di intenzionale sviamento possono assumere forme diseconomiche, quale la lettura sublessicale. Altro punto cardine che ci aiuta a decifrare il meccanismo della letto-scrittura ci viene dato per l'appunto dalla più attenta neurofisiologia, confermando l'idea che tutto il comportamento umano costituisce un continuo movimento nello spazio e nel tempo. E sotto questa prospettiva può essere dunque interpretato movimenti tutto ciò che impatta in una qualche successione il tempo e lo spazio, per cui qualsiasi condotta in un ambiente e non di meno le azioni lettura e scrittura, poiché pongono in sinergia processi di natura percettivo, simbolica e quant'altro. La lettura e la scrittura dunque impegnano sul piano motorio una serie di funzioni tra loro coordinate e disposte in osservanza di direzioni e versi, in quanto, mediante azioni mentali automatiche di previsione delle parole sulla base del contesto e di qualche indizio raccolto percettivamente, corrispondono a fini movimenti oculari. Parole leggere, dunque, perché tutti possano leggere senza difficoltà e perché tutti possano amare la lettura. I libri per i lettori dai 6 ai 7 anni sono progettati su opere riadattate di autori classici, la prima delle quali è per l'appunto Cappuccetto Rosso, con il supporto di immagini molto semplici e scevre dall'utilizzo di sfondi o colori accesi che deviano l'attenzione del bambino. Ogni illustrazione è corredata da parole chiave ricorrenti nel racconto e riprese nelle brevi frasi. La modalità ricorsiva consente di memorizzare poi le parole, che potranno anche eventualmente essere riscritte in modalità corretta senza eventuali omissioni o inversioni o errori nel raddoppiamento delle consonanti. Già lo stesso nome Cappuccetto Rosso, che ricorre sempre nel testo e nelle immagini, viene in qualche modo automatizzato. O addirittura come la comparsa di suoni come sci, sceschis, che il raddoppiamento CQ o stro, dittongo e trittongo e quant'altro.
Anche la scelta del colore delle pagine avorio è stata ben ponderata, tenendo presente anche tutte quelle ricerche effettuate sulla leggibilità legata al contrasto dei colori. Difatti, possiamo asserire che il color avorio rispetto al bianco, che è un'azione di riflesso della luce, risulta più riposante e meno stancante per l'occhio che legge. Inoltre, i testi sono strutturati con un minimo utilizzo di pronomi per favorire la strumentalità, ma la comprensione del testo. Si è privilegiato l'uso del verbo al tempo presente, questo soprattutto nella serie rossa, e un lessico piuttosto semplice. Andando ad analizzare il font, abbiamo scelto il Sinos Alta Leggibilità. Il font utilizzato e gli spazi tra un rigo e l'altro favoriscono lo sviluppo e il consolidamento dell'abilità di lettura. Quali sono le caratteristiche tecniche del font? A differenza di altri font per dislessici, il font Leggimi ha uno spessore uniforme che evita assottigliamenti e possibili ridondanze e confusioni. Leggimi non utilizza legature ed è calibrato con una spaziatura decisamente più larga rispetto alle comuni norme di composizione tipografica, volta a facilitare la lettura dei caratteri. Leggimi è disegnato utilizzando accorgimenti che riducono al minimo gli effetti di confusione che derivano dalla lettura di alcune lettere, soprattutto quelle speculari di cui parlavamo poc'anzi e quelle che hanno forme simili. In questi casi si ricorre alla presenza o assenza delle, scusatemi, alla presenza o assenza, diciamo, delle diverse situazioni devianti, alla differenziazione nell'orientamento dell'anello o nella conclusione delle ascendenti o di quelle lettere che sono discendenti. Il font Leggimi è utilizzato in coordinamento anche con norme naturalmente di tipo redazionali e di composizioni specifiche, tendenti proprio a dare ampio respiro alla pagina, ma anche a mantenere il più possibile intatte le diverse unità semantiche che compongono la frase. Tornando alla struttura di ogni libro, possiamo anche aggiungere che all'interno, alla fine, diciamo, del racconto, sono presenti giochi e attività sostengono e stimolano la partecipazione del bambino sviluppando un tipo di apprendimento che potremmo definire significativo, cioè dotato di senso per il piccolo lettore. Corredano il testo le bandelle di copertina dove compaiono i personaggi del racconto, che anticipano un po' la storia e incuriosiscono il lettore che si approccia alla lettura facendo scattare per l'appunto la motivazione e l'interesse. Nei libri per i lettori dagli 8 ai 10, il primo dei quali per l'appunto è Filippo Maria il Terribile, scritti da autori contemporanei naturalmente di indubbia competenza, le informazioni sono raggruppate in blocchi tematici. E i testi sono suddivisi in brevi capitoli, ricchi di dialoghi, ma anche di situazioni concrete, basate proprio sull'esperienza e sul vissuto. I verbi sono il modo indicativo e le preposizioni coordinate aiutano a leggere in modo più approfondito e rapido, senza scoraggiare tutti quei bambini che sono lenti o presentano difficoltà. Inoltre, per facilitare la comprensione del lessico, nodo cruciale per chi insegna come me da tanti anni nella scuola,
lessico per l'appunto impoverito, no? Nei bambini e nei nostri ragazzi, in ogni pagina è stato strutturato un apposito spazio nel quale il lettore può trovare semplici ed efficaci spiegazioni di sostantivi che sono stati marcati con il colore verde, aggettivi che sono stati marcati con il colore viola, verbi in rosso, e espressioni idiomatiche in azzurro. Per la spiegazione, per l'appunto, di queste parole, verbi, aggettivi e quant'altro, ci siamo basati su un tipo di approccio che io definisco montessoriano, ovvero sia non abbiamo voluto mettere immagini disegnate, ma piuttosto ci siamo basati su immagini vere che corrispondono alla realtà. Questi spazi naturalmente possono essere riempiti a seconda delle necessità di ogni singolo lettore, e anche in questa serie, nella serie 8 più, al termine del racconto sono presenti attività strutturate che consentono di mettere alla prova le competenze per la decodifica e comprensione di un testo, cogliendo in maniera generale le informazioni generali a partire proprio dal contesto e dal comando. Il tutto implementa, così come suggerito nell'ambito OCSE PISA, la capacità di leggere, comprendendo proprio il senso di ciò che è scritto fin dalla tenera età. Dunque, l'alunno deve saper assimilare i più svariati tipi di testi e individuare le informazioni in modo mirato, ricombinandole tra di loro. Avere una completa comprensione del testo significa anche essere in grado di valutare e mettere in discussione quanto letto per sviluppare una propria opinione e posizione in merito. Voglio sottolineare che la scelta di non accompagnare la nuova collana Parole Leggere con audiolibro è motivata dalla volontà ferrea di abilitare le funzioni complesse e poliedriche della lettura in regime di rapidità e organizzazione con successiva decodifica e comprensione di quanto letto. Io avrei terminato in questa così mia lunga discussione, spero di non avervi tediato e di aver così un po' condiviso con voi che cosa avviene nei nostri alunni quando leggono i processi mentali e non solo messi in atto, e sono a disposizione con chiunque di voi voglia così approfondire delle tematiche ed eventualmente anche contattarmi attraverso la casa editrice Raffaello. Grazie ancora a tutti. Se ci sono domande, io sono disponibile e attendo. Abbiamo una domanda da Anna Sì? che ci chiede perché dovrei adottare in classe un libro ad alta leggibilità in un contesto in cui magari ho un bambino solo con difficoltà di lettura. È comunque un libro adatto a tutti? Sì, allora, la collana Parole Leggere nasce proprio, chiamiamo così, in un'ottica inclusiva, in quanto i testi che noi abbiamo selezionato e che intendiamo proprio implementare sono dedicati a tutti i bambini, proprio in un'ottica di non differenziazione e di non marginalità dei bambini che si approcciano ad una lettura, perché poi potrebbe essere utilizzato questo testo anche in classe, naturalmente così immedesimo un po' in voi, essendo anche io un insegnante, dice: ma come mai possiamo far leggere anche quei bambini che presentano difficoltà e spesso si vergognano? Sì, perché eventualmente l'insegnante potrebbe
scegliere quelle pagine, no, in cui ci sono solamente due o tre, diciamo, righe, che dunque sono ancora più facili, piuttosto che scegliere una pagina in cui ce ne sono di più e richiedono un'attenzione maggiore, prestazioni, no, lettorie maggiori, e dunque la scelta va condivisa. Abbiamo anche una mamma che ci segue e ci chiede Addirittura. se, esatto, può essere una lettura da fare anche a casa, appunto. Certamente, certamente potrebbe essere fatta anche a casa, perché naturalmente il bambino viene guidato sia dalle stesse immagini, vi dicevo prima, no? Per l'appunto, tutte le parole che ricorrono e che sono state studiate e inserite appositamente vicinissimo a ciò che vanno ad illustrare e rappresentare, possono aiutare la lettura del bambino anche da solo a casa, seguito non dalla famiglia, perché in qualche modo siamo tutti di corsa, ma comunque potrebbe essere letto in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo. Abbiamo Gloria che ci scrive, per le classi in cui ci sono molti alunni stranieri, Sì. può essere anche questo tipo di Sì, lettura adatta? perché naturalmente questi testi, e poi ecco, se avrà modo di leggere proprio Filippo Maria il Terribile, l'insegnante vedrà che all'interno ci sono anche dei capitoli in cui compaiono personaggi stranieri. L'abbiamo voluto fortemente questo, perché in effetti questo tipo di lettura è nato per i bambini che presentano difficoltà, e dunque alla luce anche della normativa vigente, tra le quali la direttiva ministeriale sui BES, è adatta anche per i bambini stranieri. Perfetto, ci chiedono un suggerimento, se esistono dei font adatti per i bambini che presentano difficoltà di lettura anche da usare al computer, se ci Sì, sono insomma si dei fa font una ricerca, sono consigliati. anche scaricabili, diciamo, da internet gratuitamente. Si possono cercare, l'importante è inserire font ad alta leggibilità. Certo, noi abbiamo fatto una scelta di tipo ponderato, ne abbiamo analizzati diversi, e questo che abbiamo scelto, di cui vi parlavo prima, a noi è sembrato quello più consono e più corrispondente e rispondente alle nostre esigenze. E Cinzia, chiede se l'utilizzo di una mascherina che segni la riga e quindi aumenta la concentrazione sulle parole incorniciate può essere utile. Allora, anche questa, mi piace questa domanda, perché effettivamente da uno qui dei tecnici, diciamo, della Raffaello Libri, mi era stato detto: perché Raffaella non vuole la mascherina? Perché, torna a ribadire, deve essere un invito alla lettura. E anche per come l'abbiamo studiato, cioè nel senso che se io vado a mettere una mascherina, per le motivazioni di cui vi ho parlato prima, ovvero sia leggere la globalità, perché l'occhio ha bisogno, no, di avere una visione d'insieme, ho preferito non mettere la mascherina. Oppure potete anche fare in questo modo, con una pagina bianca, andare a scorrere per velocizzare la lettura da sinistra a destra, sempre nel senso della direzionalità della lettura. Antonietta, una domanda insomma di carattere più metodologico, Sì. per l'apprendimento della lettoscrittura dei Ok. bambini con difficoltà Sì. è quindi sconsigliato utilizzare un metodo fonosillabico? Allora,
Io faccio le mie ricerche da tanti anni e per esempio questo io ve lo sottopongo come problema perché lo potete anche rilevare voi nelle vostre classi, ovvero sia date delle immagini, non so, ad esempio l'immagine di una casa e di un topo. Ai bambini date una serie di paroline, casa, topo, mela, cane e quant'altro. Vedrete che l'80% dei bambini, comunque anche a 5 anni, senza conoscere l'alfabeto, senza essersi addentrati in un discorso di letto-scrittura, riusciranno comunque a livello percettivo e predittivo ad individuare la parola corretta. Quindi si potrebbe partire dalla parola, dal globale, per andare poi a scansionare, diciamo, la sillaba e poi eventualmente il singolo fonema e grafema. E ad Algisa chiede quindi se la collana a parole leggere è quindi un sussidio per di lettura facilitato da affiancare quindi anche appunto a un eventuale sussidiario, Sì. insomma. Sì, ogni insegnante lo può utilizzare come meglio crede. Proprio l'altro giorno parlavo con una collega all'interno, diciamo, per esempio, della serie rossa. Se io vado a vedere, ci sono parole come mamma, nonna. Allora io posso andare ad analizzare, diciamo, la parola nella sua globalità, quindi il bambino con la mente legge e poi comincio a, come così, estrarre magari la lettera A e comincio a parlare con i bambini. A, come, a, no? E comincio anche a far vedere altre parole con A. Quindi eventualmente le modalità di lavoro con questi testi sono tantissime, così come magari con la serie blu, anche perché gli spazi che abbiamo studiato sulle pagine possono essere utilizzati in tanti modi per andare a costruire magari piccole mappe, piccoli schemi. Ogni situazione può essere insomma utilizzata. A seconda, diciamo, della libertà di insegnamento di ciascun insegnante, ma anche utilizzando anche la creatività di ogni singolo docente. E Laura, dice che può essere anche eventualmente utile far lavorare i bambini insieme, Come nel no? senso, nel momento in cui c'è anche uno spazio predisposto per segnare eventualmente altre parole, può essere anche utile che i bambini collaborino fra di loro per Assolutamente appunto. sì, chi mi conosce sa che io anzi sono grande fautrice del lavoro sinergico insieme e dunque diamo il via libera a modalità di cooperative learning, lavori di gruppo, tutto ciò che volete, anche perché fondamentalmente io credo molto nella costruzione. La co-costruzione sociale della conoscenza, quindi la conoscenza di tutti può far giungere a livelli più alti la conoscenza di ogni singolo bambino. E da ultimo, Monica ci dice appunto se le attività che sono proposte in fondo a questi testi possono essere anche riutilizzate ovviamente su altri tipi di letture, nel senso calibrando Sì. ovviamente le varie attività. Assolutamente sì, questi sono naturalmente degli esempi che poi possono essere ripresi in qualsiasi altro tipo di testo e naturalmente, certo, diciamo noi siamo anche soggetti in qualche modo al rispetto del numero di pagine e quant'altro, ma nulla toglie che poi l'insegnante possa andare ad arricchire ogni singola pagina nelle modalità che ritiene più opportune. Quindi ecco, largo spazio a tutto quello che ritenete opportuno, libertà nell'utilizzo, diciamo, dei testi, delle letture, come diciamo siete in grado di fare nelle vostre classi e
Ecco, torno a ripetere, sempre a disposizione per eventuali scambi di idee. Grazie, vi ringrazio tutti, mi stai facendo le domande, sono tantissime, ma il tempo diciamo è tiranno, ma siamo sempre a disposizione e se volete, insomma, potete inviare anche le vostre domande alla Raffaello Libri e io sarò disponibile a rispondere. Grazie di nuovo e buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata a tutti.